Ultima domanda, Roberto. Perché questo dono, Roberto? Perché è stata scelta la tua persona? Te lo sei mai chiesto? Senti, me lo sono chiesto tante volte. Veramente io non mi riconosco nessun merito particolare, assolutamente, proprio. Veramente proprio, non per falsa modestia, ma veramente proprio sono un uomo qualunque. Ecco, semmai l'unica cosa che mi riconosco e che penso abbia una certa importanza è il fatto che io non, come ti dicevo prima, non voglio assolutamente farmi bello con queste cose, né trarre nessun utile, nessun guadagno, ma neanche di fama, capito? Proprio, vedi, non voglio che il mio nome si sappia, non voglio apparire. Anche questa, come si dice, intervista di oggi l'ho fatta perché voglio bene a te, Giancarlo, a tutti i tuoi ascoltatori, però tu sai che non voglio che si dica nemmeno il mio nome, perché proprio io non c'entro nulla in questa cosa, ecco. Allora forse penso che magari un altro al posto mio, essendo al centro di tutti questi fenomeni, soprattutto di questi riconoscimenti da parte di persone che scrivono, non sanno neppure a chi scrivono, ringraziando, eccetera, eccetera, forse si sarebbe inorgoglito, chissà, sarebbe salito in cattedra, sarebbe impazzito. Ecco, io questo me lo riconosco. Io sono lo stesso Roberto di allora, insomma, proprio. Non proprio, anche quando mi raccontano che, non so, hanno parlato del cerchio all'estero, sono contento per i maestri, ma guarda, sinceramente Giancarlo, è come parlassero di un'altra persona, proprio assolutamente, è una cosa che non mi riguarda personalmente, non mi tocca, non mi dà quell'accarezzamento dell'ambizione che penso un altro forse potrebbe avere. E hai già risposto proprio che io penso che la tua persona è stata scelta proprio per questo. Vorrei dire una cosa io prima di chiudere.